Ciao, benvenuto e benvenuta in Metaverso News, le news dal mondo del metaverso. Oggi parliamo di Virtuoso. Da poco è stato annunciato Virtuoso, un'app sandbox musicale in arrivo il 10 marzo. Virtuoso offre strumenti musicali creati appositamente per la realtà virtuale, nonché strumenti per il live looping e per la community, che consentono a chiunque, dai principianti ai professionisti, di creare e condividere la propria musica. Virtuoso è stato sviluppato dalla giovane software house Really Interactive, composta da solo 5 persone, in collaborazione con Fast Travel Games, nata nel 2019, e che si è specializzata da subito nella produzione di VR games e VR app per il metaverso. Dall'affascinante resoconto di Jonathan Crawford si scopre che l'idea dello sviluppo di questa innovativa app è nata come capitato nella storia in tante altre occasioni, come nei casi ormai noti come per la nascita di Apple, Microsoft, Facebook, da alcune intuizioni avute nel momento giusto, e in questo caso mentre stavano sviluppando la demo di un'app musicale in grado di consentire ai produttori di controllare la configurazione dell'audio tramite Wi-Fi, senza aver bisogno di utilizzare delle apparecchiature da studio ma strumenti software. Per conoscere il racconto in modo più dettagliato ti lasciamo il link in descrizione. Da quel momento, in 2 anni di sviluppo, è nata la versione definitiva di Virtuoso e il 10 marzo 2022, come abbiamo già detto, verrà pubblicata. Ma ora andiamo a scoprire in anteprima le sue innovative caratteristiche. Prima di tutto troviamo 6 strumenti musicali virtuali realizzati proprio appositamente per la VR, come ad esempio drums e synth. Troviamo dei pad di batteria reattivi, M-pads, a bassa latenza che possono essere configurati e posizionati ovunque si voglia nell'ambiente VR di Virtuoso. Troviamo dei tool come Tempo Sync, Quantize e Scale Presets, che ti aiutano a mantenere ritmo e tonalità corrette. Patch di sintetizzatori ed effetti di alta qualità, che possono essere accordati usando l'altezza, la profondità e l'inclinazione dei tuoi controller. Con il microfono del tuo visore VR puoi fare beatbox, rappare o cantare le tue canzoni. Il looper rende facile la creazione di loop veloci e la costruzione della tua traccia mentre suoni. Invece, Spawnable Launch Pad, che può innescare loop con impostazioni programmabili di tempo e dissolvenza, ti aiuterà per il resto. Ambienti multipli che rispondono alle tue performance e al ritmo della musica. Costruito poi per lo streaming con integrazione live e telecamera per spettatori, questo solo tramite PC. Supporto MIDI su rete tramite l'app Companion App. Questo è molto utile per poter poi collegare e trasferire dati MIDI in altre applicazioni come Ableton Live o altre software DAW. Tape recorder per registrare una performance dal vivo della tua canzone e condividerla con il mondo. In più, se vuoi, potrai condividere le tue musiche o canzoni nella Community Library. Ogni canzone caricata sarà disponibile per gli altri utenti che potranno ascoltarla, continuare a lavorarci o anche remixarla. Virtuoso sarà disponibile sui visori per il metaverso di Meta come Oculus Quest e Rift e anche su Steam VR, la piattaforma e community molto nota a tutti i videogiocatori nella sua sezione VR. Ed ora guardiamo insieme il video di presentazione di Virtuoso e ascoltiamo questa performance.
Questo video di Metaverso News è finito. Ti ricordo di iscriverti al nostro canale se non sei ancora iscritto. Ricordati di cliccare anche sulla campanella e ci risentiamo alla prossima news dal mondo del Metaverso. Ciao ciao!